Bentornati ad un nuovo appuntamento con il TG Rock. Ecco le news in primo piano di oggi lunedì 30 maggio. Tutti gli ospiti della 10ª edizione dello Spilla Festival. I paladini dello shoegaze britannico Slow Dive annunciano la lavorazione ad un nuovo album e i Misfits si riuniscono dopo 30 anni. Come si apprende dalle pagine online di Impatto Sonoro, lo Spilla Festival quest'anno giunge alla sua 10ª edizione e torna nella città di Ancona con una grande programmazione. Dopo aver ospitato dal 2007 ad oggi artisti del calibro di Mumford & Sons, Lex Verve, Richard Ashcroft, Anna Calvi, Johnny Marr e molti altri, all'inizio di giugno saranno attesi alla rassegna marchigiana alcuni dei nomi di punta della scena alternativa internazionale, come James Bay, Lima, l'ex Tame Impala Nick Holbrook, Guido Catalano e Damien Jurado. Apriamo la consueta finestra sul panorama underground. Give Vent è il progetto solista di Marcello Donadelli, songwriter modenese, già attivo con You vs Everything e Moscova, al debutto con l'album Days Like Years, prodotto e registrato tra luglio e settembre 2015 e uscito lo scorso 14 marzo. Un disco di cantautorato punk, fatto di narrazioni e frammenti autobiografici che parlano di assenze, partenze, bisogni insoddisfatti, rotture e disillusioni. Ci ascoltiamo il nuovo singolo Two into One. Abbiamo ascoltato Give Vent con il singolo Two into One. Torniamo a parlare di mainstream. Gli Slow Dive, uno dei grandi nomi dello shoegaze inglese, ritornano in studio dopo più di 20 anni dallo scioglimento avvenuto nel 1995. Ad uscirne sarà un nuovo disco full length, il quarto della loro discografia. Rachel Goswell, voce della storica formazione, ha dichiarato in un'intervista a Stereogram che le registrazioni sono ancora in corso e che l'album dovrebbe essere terminato entro la fine di luglio. Gli Slow Dive, formatisi nel 1989, si sono riuniti 2 anni fa per una serie di concerti londinesi prima di lanciarsi in un tour mondiale.
Sono bastati 760.000 spettatori del primo episodio, andato in onda il 14 febbraio, per convincere l'emittente televisiva statunitense HBO a commissionare una seconda stagione di Vinyl, la serie televisiva ideata tra gli altri da Mick Jagger e Martin Scorsese, che racconta l'ascesa della musica rock e del punk nella New York degli anni 70. HBO trasmetterà la seconda stagione di Vinyl nel 2017, confermando la squadra guidata dal frontman dei Rolling Stones e dal regista americano. In Italia la serie TV è trasmessa da Sky Atlantic. I live shows di oggi lunedì 30 maggio. God Bless Computers al Peggy Guggenheim Collection di Venezia. Hugo Reyes and the True Spirit al Jarmusch Club di Caserta. Neil Michael Haggerty and the Howling X al Freakout di Bologna. Explosions in the Sky all'Orion di Ciampino alle porte di Roma e Art Decore all'Altro Quando Dart Club di Zero Branco in provincia di Treviso. A distanza di 30 anni i Misfits si riuniscono nella loro formazione originale. Messe da parte bagarre e denunce sui diritti per l'utilizzo dello storico logo a scopi commerciali, le icone della scena punk statunitense saliranno di nuovo sullo stesso palco in America come headliners del Riot Fest di Denver e Chicago a settembre, mentre la formazione dei Misfits, con il solo bassista Jerry Oriol tra i membri fondatori, passerà anche dall'Italia per 3 tappe ad agosto, il 6 a Senigallia, il 7 a Cascina Pisa e l'8 a Milano. Nel nostro angolo delle ricorrenze, tanti auguri a Topper Heaton, batterista inglese ex membro dei Clash, che oggi, lunedì 30 maggio, compie 61 anni. È tutto per questa edizione, il TG Rock torna domani.